Buongiorno a tutti. Questo appuntamento l'abbiamo organizzato per presentare un lavoro svolto dal Comune e in particolare un questionario che è stato diffuso nei giorni passati, tra il 12 e il 25 maggio, che abbiamo chiamato Milano, ti ascolta. È un questionario che abbiamo pensato per raccogliere le opinioni dei milanesi in una fase molto particolare durante la cosiddetta fase 2 inoltrata, per raccogliere quelle che erano state le impressioni, i bisogni, le aspettative, la realtà che hanno vissuto i milanesi dopo il lungo periodo di lockdown, durante la fase 2 e prima della fase che stiamo vivendo oggi. Non è stato un vero e proprio sondaggio, nel senso che non c'è un campionamento alla base della raccolta di questi questionari. Sono questionari che sono circolati all'interno dei canali del comune, quindi la newsletter Informami, i canali social del comune di Milano, ma anche alcune telefonate svolte attraverso il nostro numero unico 020202. Ed è stato molto partecipato. Abbiamo raccolto oltre 5.600 risposte, l'85% di queste complete in ogni parte, di milanesi che hanno voluto affidare al comune le loro opinioni e le loro sensazioni rispetto a come hanno vissuto questo momento molto particolare che ha caratterizzato la vita di tutti noi. È uno strumento di ascolto, quindi di partecipazione per cercare di indirizzare quelle che sono le politiche del comune e per valutare anche quello che il comune ha saputo mettere sul terreno come risposta e come assistenza in questa fase molto particolare. Ma è anche uno strumento che si è aggiunto ai tradizionali canali di contatto e di ascolto. Citavo prima il call center unico, lo 020202, che di fatto in tutto questo periodo è diventato quasi una porta d'accesso, un canale di accesso dedicato quasi esclusivamente all'assistenza alle persone bisognose, continuando a gestire oltre 5.000 chiamate al giorno proprio di persone che chiedevano supporto sui vari servizi che il Comune ha messo in campo su questo 020202 durante la fase dell'emergenza. I questionari, questi 5.600, ci hanno aiutato a ricostruire meglio quella che è stata la realtà vissuta e adesso vi mostreremo quello che è il report che abbiamo realizzato grazie alla direzione, l'area CRM del Comune di Milano con il direttore Dario Manuli che partecipa con me a questo incontro. Ma vi anticipo che le tematiche che sono emerse ribadiscono come quella che abbiamo vissuto innanzitutto un momento di emergenza centrato soprattutto sui problemi sanitari e quindi che le preoccupazioni dei milanesi sono andate a confermare che le questioni a cui fare più attenzione e che più hanno preoccupato i milanesi sono sicuramente quelle relative alla gestione della quotidianità e degli aspetti sanitari di questa emergenza. C'è stata sicuramente un'attenzione e una preoccupazione su come gestire il distanziamento sociale, ancora più che la gestione delle mascherine, con le difficoltà che questo ha comportato nel cambiare le proprie abitudini e soprattutto nell'impatto che ha avuto, rispetto ai rapporti con i familiari e con i parenti, che, sono registrati come uno dei problemi più sentiti da tutti. Il fatto di dover mantenere distanze, di dover diluire e in qualche caso annullare i contatti, sicuramente quelli fisici, per molte settimane con persone della propria famiglia o i propri cari. Abbiamo voluto però investigare anche quelle che erano le esperienze vissute. Esperienze soprattutto nella digitalizzazione di molte delle attività che venivano svolte prima in presenza, e su questo abbiamo registrato un sostanziale apprezzamento delle esperienze vissute nei contatti che ci sono stati con le altre persone, la fruizione di contenuti culturali che sono stati diffusi in questo momento particolare, ma anche per il lavoro da casa, un'esperienza dello smart working che da un certo punto di vista è stata un qualcosa di necessario e insostituibile,
per dare continuità alle proprie attività, per la gestione dei bambini e dei minori a casa, che è stata una delle questioni invece più delicate e più faticose da gestire, soprattutto per molte famiglie e molte donne, che sono quelle che più hanno compilato questo questionario. E abbiamo valutato anche quelle che sono state le opinioni rispetto ai molti servizi messi in campo dal Comune. I pacchi d'aiuto alimentare, la spesa a domicilio, le mappe dei negozi che sono rimaste aperte durante tutto questo periodo, il fondo di mutuo soccorso del Comune di Milano. Ecco, sono tutte iniziative che sono state molto conosciute e dobbiamo dire, abbiamo registrato anche un grande apprezzamento per l'impatto che queste misure hanno potuto avere. Anche se la famiglia in generale è stata quella che ha potuto fornire il maggiore supporto in questo momento e che quindi ha potuto di più sopperire alle esigenze e ai bisogni di tutte le varie persone. Come vi dicevo, il tema dei bambini e dei ragazzi è ancora uno di quelli più sentiti, quindi come fare a gestire una ripartenza dei servizi per l'educazione, la gestione di questo particolare gruppo di persone in una fase che garantisca la sicurezza, ma anche la ripresa dei servizi normali, in un ambiente generale comunque di ottimismo rispetto alla possibilità di riprendere, chiaramente con delle differenze rispetto a prima, ma comunque riprendere le proprie attività con appunto una sostanziale positività sul fatto che si potrà riuscire ad affrontare le difficoltà che caratterizzeranno anche le prossime fasi. In questo abbiamo voluto inserire anche un riferimento al documento Milano 2020 Strategia di Adattamento, che è un documento che abbiamo predisposto con l'amministrazione comunale di Milano per raccontare come potrà cambiare la città nella nuova normalità che caratterizzerà la fase post-emergenza sanitaria. Molte persone hanno detto che volentieri avrebbero partecipato a questa consultazione, un documento che abbiamo voluto lasciare aperto e a disposizione di tutti quanti per poter consegnare proposte, e osservazioni all'amministrazione. Molti l'hanno fatto e infatti questa iniziativa del questionario Milano ti ascolta si inserisce in un panorama più ampio di iniziative di ascolto. Se il questionario ha potuto indagare in modo più approfondito quelle che sono state le aspettative e i bisogni personali, quindi l'esperienza personale dei cittadini, il documento Milano 2020 con la partecipazione e la raccolta di osservazioni che si è conclusa il 1° di giugno, ha saputo raccogliere oltre 3.000 osservazioni di cittadini e è invece un focus, un target più legato a quelle che sono le aspettative dei cittadini rispetto ai cambiamenti della città. Quindi uno sguardo non tanto al presente o all'esperienza del lockdown, ma al futuro e non solo per quello che riguarda l'esperienza individuale, ma il futuro della nostra comunità cittadina, della nostra città. Quindi un altro strumento che nei prossimi giorni andremo a presentare con tutte le risposte arrivate e con un aggiornamento della nostra strategia di adattamento che continuerà in versione dinamica sulla nuova piattaforma partecipativa del Comune e una strategia di ascolto della città che non si è interrotta anche in questa fase di emergenza e che vivrà anzi di nuovi appuntamenti. Oltre a questi due che ho citato, presto pubblicheremo un questionario che andrà ad indagare quelle che sono in particolare un focus sulle politiche ambientali, quindi come i singoli cittadini si aspettano di modificare le proprie abitudini o si aspettano che debbano essere modificate le iniziative, le attività della pubblica amministrazione con un riguardo all'ambiente della nostra città e alle politiche che dovranno comporre il nuovo piano aria-clima che è in preparazione proprio per rispondere all'emergenza ambientale della nostra città. Ecco, quindi un panorama molto ampio che
si comporrà di tanti approfondimenti specifici su singoli temi e che sono tutti governati da una struttura dell'amministrazione comunale di Milano, appunto con l'area CRM, che si occupa appunto di rispondere e di curare i rapporti con i cittadini, ma anche di realizzare queste iniziative, oltre alle indagini di customer, anche di ascolto e di rilevazione, che noi usiamo per indirizzare appunto le politiche e completare le nostre iniziative partecipative. Il direttore dell'area è appunto Dario Manulli, che è qui collegato con noi, a cui lascerei l'esposizione più in dettaglio del report di questo questionario che vi presentiamo oggi. Bene, grazie, ringrazio l'assessore Lipparini per l'invito a questo momento di condivisione. Sono Dario Manulli, dirigo l'area CRM, e quindi abbiamo come missione in primis quella di supportare i cittadini nella relazione con le amministrazioni e di ascoltarli per comprenderne richieste e bisogni. In questo panorama abbiamo avviato l'indagine che oggi presentiamo. Io sento un po' di ritorno, forse se qualcuno può spegnere il microfono mi aiuta. Perfetto. Va bene. Partirei dal specificare che il questionario è stato attivo, quindi i cittadini hanno raggiunto il questionario nel periodo tra il 12 e il 25 maggio. Questo periodo quindi era a cavallo tra la fine, diciamo, della fase 1 e l'inizio della fase 2. È molto importante che restiamo sempre concentrati e, come dire, e che teniamo l'attenzione su quindi il contesto in cui sono state date, sono state fatte queste domande e sono stati raccolti i dati. Quindi siamo in un periodo che è caratterizzato ancora da una forte incertezza su tempi e regole di riapertura e da una situazione sanitaria che era ancora preoccupante, ok? Quindi dobbiamo leggerlo nel contesto del periodo 12-25 maggio. Come è già stato detto, c'è stata una partecipazione piuttosto elevata, sono oltre 5.000 le risposte al questionario, ed era somministrato principalmente, diciamo, online. Partirei, quindi, se vogliamo scorrere le evidenze principali, partirei dalla slide 9, non so se perfetto, se vedete lo schermo. E quindi dal profilo dei rispondenti, che come ha già spiegato l'assessore Lipparini, non sono state utilizzate tecniche di campionamento, quindi è un campione che si è di fatto autoselezionato partecipando spontaneamente all'invito di raccontare e di aiutarci a comprendere quali erano i bisogni ai cittadini. Come vedete, la distribuzione, diciamo, dei rispondenti è particolarmente caratterizzato da persone di genere femminile, e quindi due terzi dei partecipanti quasi sono di genere femminile, e principalmente, sicuramente con una notevole fetta di rispondenti compresa tra i 41 e i 64 anni. Sono meno rappresentati indubbiamente invece i giovani che hanno meno di 18 anni. Questa è la fascia su cui sicuramente abbiamo ricevuto molta poca risposte. Andando avanti, spostandoci a slide 12, diciamo che la prima evidenza è che notiamo una popolazione assolutamente abbastanza pronta, che si sente abbastanza pronta ad una graduale ripartenza, no? Quindi in generale, come dire, prevale un sentimento positivo di attitudine positiva rispetto a una graduale ripartenza delle attività. Rimangono comunque evidenti alcuni motivi che preoccupano molto, e sono in primis la
come dire, la possibilità, la difficoltà di comprendere e attuare quello che viene chiamato un distanziamento sociale, la sanificazione degli ambienti e le modalità di trasporto pubblico, e oltre alla disponibilità di dispositivi di sicurezza come mascherine, guanti, eccetera, eccetera. Queste sono, dire, quindi tutte tematiche molto legate alla paura del contagio, di fatto. Andando avanti, vediamo in slide 13 che si conferma che l'aspetto prettamente sanitario, dell'emergenza sanitaria, è la tematica che, a cui, su cui i cittadini ritengono debba essere prestata maggiore attenzione, subito seguita da chiaramente le conseguenze economiche di questo. Quindi questo in primis, la situazione, l'emergenza sanitaria, e le conseguenze economiche subito dopo. In generale, la percezione sul rispetto delle normative, delle disposizioni imposte dalle autorità sono, come dire, abbastanza, la percezione è abbastanza positiva, quindi, ma rimane comunque un terzo circa dei rispondenti che ritengono che i cittadini non abbiano rispettato non adeguatamente le disposizioni che sono state date, in termini appunto di tutte le disposizioni, parliamo, per contenere il contagio. Andiamo avanti alla slide 15, e su questo emerge una cittadinanza che è assolutamente pronta e si è dimostrata capace e ha saputo riconvertirsi e implementare e migliorare le proprie skills digitali utilizzando tutta una serie di servizi online e di spostando sul piano digitale tutta una serie di attività che prima erano non afferivano a questa modalità. In particolare ci sono ambiti come la fruizione di servizi che abitualmente erano utilizzati allo sportello, come la banca, la posta, piuttosto che il dialogo con gli amici, e quindi lo stare in contatto con le persone. Ci sono diversi di questi ambiti in cui c'è stata una percezione generalmente positiva e molto positiva, spostando, come dire, l'attività online. Sono emerse più difficoltà in ambiti come fare la spesa o fare acquisti online, e andando ad analizzare poi i commenti, eccetera, ci sono state, come dire, una difficoltà chiaramente legate, per esempio, ai tempi di consegna. Quindi però un'esperienza, diciamo, che abbiamo trovato una popolazione che è riuscita a riconvertirsi velocemente e ad avere un'esperienza tutto sommato molto positiva, positiva o molto positiva su tutta una serie di attività. Procediamo pure, ci soffermiamo su slide 17 un momento, per evidenziare quali sono state le principali mancanze, no? Di cosa hanno sentito principalmente la mancanza in questo periodo i cittadini, quali sono i problemi che hanno affrontato. E è assolutamente, è condiviso ed emerge la mancanza, tutto sommato, di contatto sociale, dell'interazione a cui eravamo abituati, oltre alla possibilità di godersi delle passeggiate all'aria aperta, di una gita fuori porta, eccetera, eccetera. Questi sono, diciamo, gli aspetti fondamentali che chiaramente, vanno di pari passo alla richiesta di distanziamento che c'è stata, no? Però, quindi, è stata anche questa la principale mancanza, poter stare come eravamo abituati un tempo insieme ai nostri cari, ai nostri familiari, ai nostri amici, nelle modalità in cui eravamo abituati a farlo. Procediamo,
e ci spostiamo sull'ambito delle iniziative del comune, che il comune di Milano ha messo in atto, dove abbiamo chiesto prima di tutto quale di queste iniziative, quanto queste iniziative erano conosciute dalle persone, e in seconda battuta qual era la percezione rispetto a queste iniziative. E ne emerge che tutte, la gran parte di queste iniziative sono state considerate, percepite utili, molto utili, in particolare i servizi che facevano parte, diciamo, dell'ambito che è stato chiamato Milano Aiuta, quindi in particolare la consegna della spesa e dei pasti a domicilio, piuttosto che il ritiro e la consegna di farmaci, sono sicuramente iniziative conosciute e molto apprezzate. Esistono comunque, se ci spostiamo sulla slide successiva, alcune iniziative sicuramente che hanno sicuramente una percezione positiva, ma che tutto sommato non hanno raggiunto proprio tutti. Infatti sono in alcuni casi non conosciute da anche da una quota importante di rispondenti, come per esempio il fondo di mutuo soccorso. Procediamo andando a chiedere quali, oltre a questi servizi che abbiamo presentato, quali altri ambiti, in quali altri ambiti e quali servizi, oltre a quelli fatti, sono su quali altri ambiti il Comune potrebbe indirizzare il suo lavoro. Abbiamo ricevuto anche qui molte domande, molte risposte aperte, quindi suggerimenti spontanei, li abbiamo classificati, analizzati, e emerge prima di tutto la necessità di attivare iniziative e servizi nell'ambito educativo per bambini e ragazzi. Quindi diciamo che sicuramente uno dei bisogni fondamentali è quello di trovare delle risposte su come gestire, come migliorare, come far star bene e come occuparsi di tutta quella fascia di popolazione più giovane che evidentemente ha trovato, come dire, si sono trovate meno soluzioni e per cui forse è necessario un pensiero per delle risposte ulteriori ai cittadini. Oltre a questo, emerge di nuovo un maggiore controllo e una maggiore capacità di far rispettare regole legate alla sicurezza. Quindi di nuovo i controlli e verificare che tutti riescano e verificare il più possibile che questi vengano rispettati. Emerge anche l'aspetto della mobilità sostenibile, dell'ambiente, delle piste ciclabili, della mobilità sostenibile, quindi è anche, è stato riconosciuto da una parte il valore di una città più respirabile, più silenziosa, e quindi e la volontà, tutto sommato, di continuare e migliorare il percorso per avere una città che mantenga qualcuno di questi aspetti, compatibilmente chiaramente con la ripresa di tutte le attività. Ci spostiamo infine su slide 24, dove siamo andati a indagare quali sono gli ambiti su cui le persone hanno la percezione che cambieranno sostanzialmente le proprie abitudini. Allora, in questo ambito ci sono sicuramente, la frequentazione di locali pubblici, quindi bar, ristoranti e tutto questo mondo, il mondo del viaggio, del turismo e in generale quello del trasporto, di spostarsi, sono gli ambiti e anche, sempre subito dopo, il modo di fruire di attività culturali, sportive, eccetera, sono gli ambiti su cui le persone sono consapevoli che saranno necessarie e si aspettano di dover, far fronte a profondi cambiamenti nel modo in cui usufruiranno e in cui godranno di queste opportunità. Un ultimo dato
che mi sembra importante rappresentare è che è quello di una cittadinanza rispetto appunto a quello che al progetto di Milano 2020 e quindi al processo partecipativo in cui abbiamo spronato i cittadini a darci delle suggerimenti, indicazioni, diciamo emerge la volontà di una proattività dei cittadini che sono molto attenti e che vogliono, come dire, contribuire perché bene il 57% dei rispondenti si è dimostrato disponibile a dare un contributo in questo documento che non tutti chiaramente conoscevano. Io mi fermerei qui e lascerei magari un po' di tempo a delle domande, degli approfondimenti. Sì, grazie. Allora c'è Gabriella Polifroni dell'ufficio stampa che sta raccogliendo anche nel frattempo le domande dal canale della diretta YouTube. Io ricordo a tutti che questo documento, questa presentazione che è stata mostrata è già disponibile online sul sito comune.milano.it/coronavirus. Ci sono diverse voci, tutte le informazioni che sono state utili in questo periodo e c'è anche la voce Milano ti ascolta, dove è possibile appunto scaricare questa presentazione appena mostrata. Non so se ci sono già delle domande, nel caso rispondiamo. Lorenzo, per il momento io non ne vedo nella chat, quindi proseguite e ve le segnalo. Io posso anche segnalare che tra le iniziative che sono in fase di preparazione, che saranno quindi presentate nei prossimi giorni, abbiamo cercato di mobilitare anche il lavoro dell'area che si occupa di dati e di trasparenza per fare almeno un paio di prodotti di focus specifici su questo momento così particolare, in particolare un cruscotto fondato e basato sui dati aperti del Comune di Milano su tutto quello che è stato i dati della gestione dell'emergenza, quindi dalle mascherine distribuite al numero di pasti che sono stati diffusi alle chiamate alle quali abbiamo saputo fare fronte appunto attraverso i canali di contatto. Tutto questo costituirà un cruscotto, una cosiddetta dashboard, uno dei progetti speciali, noi li chiamiamo progetti speciali del portale Open Data, dove quindi si possono scaricare già oggi non solo le tabelle e i numeri di molte delle attività che vengono condotte dal comune, ma anche navigare attraverso delle possibilità di visualizzazione che aiutino a consultare e a leggere questi dati. Quindi ci sarà nei prossimi giorni, lo presenteremo. E un altro lavoro che in parte si interseca anche sia a questo momento particolare di trasformazioni nelle abitudini di vita che all'attività di diffusione dei dati è quella della realizzazione di un bilancio di genere che aiuterà a valutare l'impatto delle politiche e dei servizi sulle vite di donne e di uomini. E che in parte si legge già dalle risposte a questo questionario che un po' per la partecipazione così forte del genere femminile al questionario, ma anche a tutte le tematiche legate proprio alla gestione e alla conciliazione del lavoro con la gestione, per esempio, dei figli, di tutta l'ambito dell'educazione, ci fa vedere come ci sono stati impatti significativi comunque sulle abitudini e che tutto il lavoro quindi che stiamo cercando di fare con la strategia di adattamento ha particolare significato proprio perché disegnerà un nuovo modo di vivere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Nostra la volontà non solo di farci trovare pronti come amministrazione comunale, ma anche di discutere queste tematiche in modalità aperta e condivisa attraverso dei percorsi di condivisione e di partecipazione con i nostri cittadini che meglio ci aiutano proprio a definire questo genere di politiche.
Non so se sono arrivate domande, altrimenti ribadisco che. Dimmi. Lorenzo, ciao. No, non ne vedo scritte nella chat. Direi che se non arrivano tra un minuto o due, possiamo anche salutare e ringraziare. Benissimo, allora ricordo ancora una volta il link per andare a scaricare l'esito di questa indagine, comune.milano.it/barra coronavirus, sempre online faremo girare evidentemente tutta questa contenuto e queste informazioni che abbiamo preparato e nei prossimi giorni con tutti gli aggiornamenti relativi al piano di adattamento, la strategia dell'adattamento sul documento Milano 2020 e sulla dashboard, sul cruscotto dei dati sulla gestione dell'emergenza coronavirus con i dati aperti del Comune di Milano. Se non c'è altro, vi ringrazio per averci seguito e ci diamo appuntamento a molto presto.